Bentornati sulla psicologia e bentornati ad un nuovo video in cui rispondo alle vostre domande e oggi rispondiamo a Laura. Buonasera, io mi chiedo come posso fare per uscire da questa malinconia latente che non mi abbandona mai. Eppure da fuori sembro sana, anzi, sono gli altri che cercano conforto in me. Assurdo, no? Sono stanca e vorrei tornare a ridere dentro la nostalgia, non me lo permette. Quindi, Laura, oggi parleremo della malinconia. Per poter parlare di malinconia, parliamo col capire che cos'è. La malinconia è una forma di tristezza collegata alla possibile perdita di qualcosa di reale o immaginario di cui noi sentiamo la mancanza. Ci si sente sfiduciati, annoiati, giù di morale, ci si focalizza solo sulle cose negative. Una grossa differenza va però fatta con la melanconia. La malinconia è caratterizzata da una chiusura in se stessi, da isolamento, da focalizzarci su quello che uno non ha senza guardare quello che uno ha. La melanconia è più uno stato d'animo, caratterizzato da una profonda riflessione, dall'amare le emozioni positive, ma dal saper affrontare quelle negative. Uno dei pochi obiettivi è la ricerca di uno stato di benessere. La malinconia, spesso associata erroneamente alla depressione, è in realtà un modo naturale di espressione. Non tutti riescono ad affrontarla e allontanarla nel miglior modo. Se così fosse, vi do 5 strategie che vi potrebbero essere utili. Rompi il circolo dei pensieri ricorsivi. Pensieri negativi generano emozioni negative, le quali vanno a influenzare i pensieri. Prova degli escamotage, quindi come iniziare ad ascoltare la playlist delle tue canzoni preferite, oppure quelli un pochino più complessi, andare agli amici di cui ti fidi e parlare con loro. Secondo suggerimento, muoviti. Molti non trovano tempo, non lo vogliono trovare, questo ancora non mi è chiaro, ma l'attività fisica è di grande, grandissimo aiuto. Non serve una maratona o i 100 ostacoli, basta anche una semplice passeggiata nel verde, anche con il proprio cane domestico. L'attività fisica scarica le energie e va a produrre serotonina e endorfine, che sono note ai più anche come ormoni del buon umore. Terzo suggerimento, fatti due risate. Rimedio un po' fai da te, lo ammetto, ma è facile da ottenere e male non fa. Vediti una commedia, ascoltati dei programmi di satira. Quarto, Mikao Pusi. Uno dei principi messi a punto da questo individuo è solo per oggi. Se inizi a preoccuparti, cioè occuparti prima di qualcosa ancora non successa, rischi di rimanere sospeso tra passato e futuro, senza guardare l'ora, senza guardare il presente. Quinto ed ultimo consiglio è non credere alla malinconia. Ti dice che vuole farti restare a casa? Esci. Ti dice che nessuno vuole venire al cinema e tu rimarresti sola, quindi perché uscire? Vai comunque al cinema. Ti dice che tu vuoi restare sola? Chiama l'amico, esci con gli amici. Ti dice che ti devi vergognare e tu parlane con qualcuno. La vita te la sei costruita te e sei te che comandi. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, se così fosse fatemelo sapere con un bel mi piace, se avete dubbi, domande o chiarimenti scrivetemi chiaramente in fondo al video. Se non siete iscritti iscrivetevi mi raccomando e da solo la psicologia è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.